Cari fratelli e sorelle, buongiorno. È un percorso per scrivere una nuova pagina. Una nuova pagina del cammino che da tempo la Chiesa sta compiendo insieme ai popoli indigeni. E infatti il motto del viaggio, camminare insieme, spiega un po' questo. Un cammino di riconciliazione, di guarigione, che presuppone la conoscenza storica, l'ascolto dei sopravvissuti, la presa di coscienza e soprattutto la conversione, il cambiamento di mentalità. Da questo approfondimento risulta che, per un verso, alcuni uomini e donne di Chiesa sono stati tra i più decisi e coraggiosi sostenitori della dignità delle popolazioni autoctone, prendendo le loro difese e contribuendo alla conoscenza delle loro lingue e culture. Ma, per altro verso, non sono purtroppo mancati cristiani, cioè preti, religiosi, religiose, laici, che hanno partecipato ai programmi che oggi capiamo che sono inaccettabili e anche contrari al Vangelo. E per questo io sono andato a chiedere perdono. In nome della Chiesa. È stato dunque un pellegrinaggio penitenziale. Tanti sono stati momenti gioiosi, ma il senso e il tono dell'insieme è stato riflessione, pentimento e riconciliazione. 4 mesi fa avevo ricevuto in Vaticano in gruppi distinti i rappresentanti dei popoli originari. Sono stati in totale 6 riunioni per preparare un po' questo incontro. E le grandi tappe di questo pellegrinaggio sono state 3. La prima a Edmonton, nella parte occidentale del paese. La seconda a Quebec, nella parte orientale. E la terza nel nord a Iqaluit, a 300 chilometri forse del circolo polare. Il primo incontro si è volto a Maskhortsis, che significa la collina dell'orso, dove sono venuti da tutto il paese capi e membri dei principali gruppi indigeni, First Nations, Métis e Inuit. Insieme abbiamo fatto memoria. La memoria buona della storia millenaria di questi popoli in armonia con la loro terra. Questa è una delle cose più belle dei popoli originari, l'armonia con la terra. Mai maltrattano il creato, mai. In armonia con la terra. E anche abbiamo raccolto la memoria dolorosa dei soprusi subiti, anche nelle scuole residenziali, a causa delle politiche di assimilazione culturali. Dopo la memoria, il secondo passo del nostro cammino è stato quello della riconciliazione. Non un compromesso tra noi, sarebbe un'illusione, una messa in scena, ma un lasciarsi riconciliare da Cristo, che è la nostra pace. L'abbiamo fatto tenendo come riferimento la figura dell'albero centrale nella vita e nella simbologia dei popoli indigeni. Memoria, riconciliazione e guarigione. Abbiamo fatto questo terzo passo del cammino sulle rive del lago Sant'Anna, proprio il giorno della festa di San Gioacchino e Anna. Per Gesù il lago era un ambiente familiare. Tutti possiamo attingere Cristo, fonte di acqua. E lì in Gesù abbiamo visto la vicinanza del Padre che ci dà la guarigione delle ferite e anche il perdono dei peccati. Di questo percorso di memoria, riconciliazione e guarigione scaturisce la speranza per la Chiesa in Canada e in ogni luogo. E lì la figura dei discepoli di Emmaus, che dopo aver camminato con Gesù risorto con Lui e grazie a Lui passarono dal fallimento alla speranza. Come dicevo all'inizio, il cammino insieme ai popoli indigeni ha costituito l'asse portante di questo viaggio apostolico.
Su di esso si sono innestati i due incontri con la Chiesa locale e con le autorità del Paese, alle quali autorità desidero rinnovare la mia sincera gratitudine per la grande disponibilità e la cordiale accoglienza che hanno riservato a me e ai miei collaboratori, e ai Vescovi lo stesso. Davanti ai governanti, ai capi indigeni e al corpo diplomatico ho ribadito la volontà fattiva della Santa Sede e delle comunità cattoliche locali di promuovere le culture originarie con percorsi spirituali appropriati e con attenzione alle usanze e alle lingue dei popoli. Nello stesso tempo ho rilevato come la mentalità colonizzatrice si presenta oggi sotto varie forme di colonizzazione ideologiche che minacciano le tradizioni, la storia, ai legami religiosi dei popoli, appiattendo le differenze, concentrandosi solo sul presente e trascurando spesso i doveri verso i più deboli e fragili. Si tratta dunque di recuperare un sano equilibrio, recuperare l'armonia, che è più di un equilibrio, è un'altra cosa. Recuperare l'armonia tra modernità e culture ancestrali, tra la secolarizzazione e i valori spirituali. E questo interpreta direttamente la missione della Chiesa inviata in tutto il mondo a testimoniare, a seminare una fraternità universale che rispetta e promuove la dimensione locale con le sue molteplici ricchezze. Ho detto già, ma voglio ribadire il mio ringraziamento alle autorità civili, alla signora Governatore Generale, al Primo Ministro, ai dipendenti autorità dei posti dove sono andato. Ringrazio tanto per il modo con cui avete aiutato a che questo si facesse. E ringraziare i Vescovi, ringraziare soprattutto la unità dell'Episcopato. Questo è stato possibile dalla parte nostra perché i Vescovi erano uniti e dove c'è unità si può andare avanti. Per questo vorrei sottolineare questo e ringraziare i Vescovi del Canada, questa unità. Nel segno della speranza è stato l'ultimo incontro nella terra degli Inuit con i giovani e anziani. Vi assicuro che in questi incontri, soprattutto l'ultimo, ho dovuto sentire come schiaffi dal dolore di quella gente. Come hanno perso gli anziani che hanno perso i figli, non sapevano dove sono finiti per questa politica di assimilazione. È stato un momento molto doloroso, ma si doveva mettere la faccia. Dobbiamo dare la faccia davanti ai nostri errori, ai nostri peccati. Anche in Canada questo è un binomio chiave, giovani e anziani. È un segno dei tempi. Giovani e anziani in dialogo per camminare insieme nella storia tra memoria e profezia, che sono in tensione. La fortezza e l'azione pacifica dei popoli indigeni del Canada sia ad esempio per tutte le popolazioni originarie a non chiudersi, ma ad offrire il loro indispensabile contributo per un'umanità più fraterna, che sappia amare il creato e il creatore, in armonia con il creato, in armonia fra tutti voi. Grazie.